Di te si sa veramente poco, che è una cosa che io apprezzo tantissimo, ma vorrei capire come fai. Cioè, com'è possibile che si sappia così poco di De Gregori, nonostante l'importanza che tu hai nel... Ma non c'è molto da sapere, al di là di quello che faccio come musicista. Ma su di me ancora meno, eppure ogni tanto io trovo delle cose... Invece su di te non si sa nulla. Allora, su di me non infieriscono, evidentemente non, anche loro non mi reputano interessante, al contrario di te. Che sei No, non credo sia per quello, è proprio che non hanno... Non lo so, per esempio una volta sono stato fotografato da un paparazzo a Roma perché raccoglievo la cacca che aveva fatto il cane. E io ero anche fiero. Ero anche fiero. Beh, comunque era un bel gesto. Assolutamente, non lo fa nessuno. Cioè, tu cammini e vedi sempre pesti, fai. Quindi. E avrei voluto anzi pubblicare questa foto sulla mia pagina Facebook, ma quelli che si occupano della mia pagina Facebook mi hanno sconsigliato, dice no, De Gregori che raccoglie la cacca. Non è poetico. Noi ti abbiamo preparato la bambola di De Gregori. Con tanto di gadget, c'è tutto, cappellino, occhiali, due paia di occhiali, il tuo ultimo album viva voce, chitarra estraibile. Benissimo, beh, è meraviglioso. Non sai l'imbarazzo che sto provando in questo momento, ma sono contento che ti piaccia. No, è molto bello, è molto bello. Dimmi la verità. Ah, vorrei avere un paio di pantaloni così, in realtà non ce li ho. Dimmi la verità, sincero, cosa ne fai appena esci di qui? Cioè, no, lo conservo. Lo tieni? Certo. Meno male. È possibile che in pochi secondi tu riesca a insegnarmi qualcosa? Assolutamente. Allora, il mio livello è questo qua. Beh, già siamo avanti. Già, ok, perfetto. Cioè, tu hai scoperto che partendo da qua e andando là le note vanno in alto. Sì. Esatto. Allora, l'altro segreto è che se tu soffi fai una nota e se tu aspiri senza spostare la bocca esce fuori un'altra nota. Cioè, e poi da lì sono affari tuoi. No, da lì in poi. Dopodiché cerchi di combinare delle note una dietro l'altra, seguendo magari una melodia che conosci. Susanna, conoscete? Vai. Vabbè, insomma, è questione di pratica. Allora sei bravo. Domenica scorsa è uscita un'intervista in cui ho letto una cosa che mi ha un po' sconvolto all'inizio. Lì per lì ho detto, De Gregori, non ti permettere di parlare male di De Gregori e delle sue parole, perché non capivo bene il concetto. Dove tu raccontavi che alcune tue canzoni, che vengono spesso definite poesie, in realtà abbiano gran parte della loro forza nella musica, più che altro. Che molto spesso i testi, se levati da quel contesto... Insomma, che i testi funzionano solo in quanto c'è una musica insieme, che sono nati insieme a una musica, perché il testo da solo non ha senso poetico e addirittura in certi casi può essere anche fastidioso. E citavo La Donna Cannone perché se uno prende solo il testo della Donna Cannone e lo recita, si trova in mano niente, è tutta una cosa con delle tronche. Ci sto rimanendo male di nuovo, scusami, ho bisogno di un attimo per...